Assessore Masci, un messaggio di solidarietà da parte della FIN. Lo sport è un grande veicolo di comunicazione e soprattutto lancia un messaggio di solidarietà chiaro, un faro acceso sull'Aquila, ora e sempre fino a quando non sarà totalmente ricostruita. Ringraziamo la Federazione Nuoto per quello che ha fatto, era un impegno che aveva preso l'anno scorso con noi di portare i più importanti atleti mondiali all'Aquila e questo ha fatto, e di portare una manifestazione come i Sette Colli, che è la seconda manifestazione al mondo dopo i campionati mondiali in Abruzzo. Lo ha fatto, oggi è una giornata di grande festa, i nostri ragazzi hanno potuto vedere questi grandi atleti, il mondo dello sport che lancia un messaggio di speranza, un messaggio di impegno per dire impegniamoci che possiamo tornare come prima, questo vogliamo fare, questo faro acceso speriamo di poterlo mantenere ancora per tanto tempo con altre iniziative sportive che noi organizzeremo all'Aquila in Abruzzo sempre con questo scopo. La vediamo, passiamo alla parte più leggera della manifestazione, un dono che le ha fatto il capitano Rosolino. Rosolino, per me è stato un grande onore, un grande piacere ricevere da Rosolino il dono della sacca della nazionale italiana, lo darò ai miei figli sperando che possano tornare ancora in Abruzzo, perché poi la nostra regione è una regione che ha 130 km di coste e quindi con l'acqua ha un rapporto particolare, quindi gli atleti del nuoto sono sempre molto considerati. Come regione anche ha deciso ovviamente di omaggiare. Sì, abbiamo dato loro una medaglia che sicuramente non è la medaglia che loro sono abituati a prendere quando vengono le gare, però credo che è una medaglia che porteranno nel cuore al ricordo di questa giornata, che è stata una giornata comunque simbolica e struggente anche per loro.